primo urrà per la cestistica Ischia. La squadra gialloblu sabato al Tagliatela si è aggiudicata l'importante sfida salvezza con il Simeon Nocera, compagine a 0 punti, proprio come gli isolani. È finita 64-45 in favore della squadra del coach Antonio Ruggero. Partono forte, sin dai primi minuti, i gialloblu che attaccano a testa bassa e con grande determinazione. Il primo quarto si chiude con un risultato eloquente, 16-3. Nel secondo parziale arriva la risposta degli ospiti, ma la partita è sempre in pugno alla cestistica Ischia, che mantiene un vantaggio considerevole, e all'intervallo ci arriva sul 31-18. La musica non cambia anche nella restante parte della gara, con i gialloblu che ben amministrano il vantaggio acquisito in precedenza. Arriva così la prima importante vittoria in campionato per la cestistica, affermazione che sarà utile per il morale e per le convinzioni della squadra, anche se il cammino per la salvezza sarà ancora lungo. Sì, esattamente così, serviva tantissimo vincere per la classifica, per lo scontro diretto, che eravamo noi e Nocera a pari punti, ancora fermi a zero. Serviva vincere per il morale e per prendere un po' di fiducia, che era quello che ci era mancato soprattutto nelle ultime partite. Abbiamo fatto tante buone prestazioni che non portavamo a termine per 40 minuti, volavamo sempre prima appena le cose ci andavano male. Speriamo che questa vittoria, oltre a darci i 2 punti, ci dà soprattutto quel po' di fiducia che andiamo ad aggiungere al lavoro che stavamo facendo. Dopo la vittoria di oggi ti senti più ottimista nel dover valutare le chance salvezza della cestistica? No, assolutamente, noi sappiamo qual è il nostro cammino, servivano questi 2 punti e anche i ragazzi lo sanno, no? Questa vittoria non cambia niente, vi ripeto, perché non possiamo fermarci a pensare o a ragionare sui 2 punti fatti, dobbiamo assolutamente continuare a lavorare e fare altri punti, poi a fine anno tireremo le somme.